Ciao ragazzi, benvenuti a Vitti in questo primo episodio di Eurotrack in multiplayer con Agrilore con la 1070. Basta, non ho più altre cose da dire. Ciao ragazzi. Eccolo, c'è. Allora, ho posizionato la webcam in una maniera in modo che voi vedete un pochettino il volante. Non so quanto senso ha, però vabbè, vi ricordo che dietro c'è la freccetta YouTube. No, così, giusto per. Possiamo partire con il nostro camion, almeno io col camion, lui con la macchina. Ci andiamo. Esattamente. Stato parcheggiato in un punto fantastico. Io di scorto e registro anche la mia prospettiva di quello che succede. Esatto, in descrizione trovate sia il link del canale di Agrillore, ma anche il video che farà, perché registriamo insieme. Guardate, di qua abusivamente uno può anche passare senza prendere la stradina. Che miseria che dosso. Allora, io dicevo, se andiamo un attimo dal meccanico, perché siccome non ho la tromba, succede che a me mi tocca suonare col clacson e nessuno mi sente. Queste qua, ne prendo 4, vai, abbondiamo, esageriamo. 13.000 euro, ammazza. Ma vabbè, acquista, vai. Non devo prendere nient'altro. Ok, sentiamo. Ah. Tra l'altro sono in ghost mode, forse perché mi deve aggiornare. Sì, infatti. Era in ghost mode. In realtà, a me già te faceva vedere, eri aggiornato. Forse eri in ghost mode perché eri ancora spawnato. Ma perché cioè, mi ha fatto pratica il respawn? Perché la mia skin è cambiata. Ci sono anche le trombette. Sì. Perché mi sa che il ghost mode la fa tipo a chi ricarica i salvataggi o sì, chi entra a casa. Partita. Questo semaforo, vabbè, rosso, addio. Perché ci sta chi spawna in mezzo alla strada a random e è molto pericoloso. Esattamente. E abbiamo avuto brutte esperienze del genere. Sì. Andiamo verso Roma. Abbiamo almeno io ho già preso il carico. Allora no, non ho trovato una roulotte. Come, già hai preso il carico? Sì. A me pareva strano, io dicevo "Ma dove dobbiamo andare? Ma io non te vedo col carico dietro". No, devo andarlo a prendere. Ah, ok. Ma che ci sta un casello? Qua attenzione, che appena usciamo ci sta il casello. Oddio, oddio, oddio. Poi per chi non lo sapesse del mio canale, anch'io ho un volante, il Logitech, sì, Logitech, certamente. Thrustmaster T150, di cui Vitte ha fatto una recensione e anche il confronto col suo G29, quindi esatto. Vi lascio il link in descrizione. Quindi se ancora non l'avete visto, che è strano perché quel confronto ha fatto un botto di visual, se ancora non l'avete visto andate a vedere sul mio canale. Sì, se vuoi faccio anche peggio. Ciao. Oh, non mi ha salutato quel brutto ceffo. C'è qualcuno fermo. Finalmente un po' di gente, non sembrava neanche che stavano nel multiplayer. Ciao. Oh, ha inchiodato la mia macchina. Non hai freni. Non ho inchiodato. A parte che ho messo la freccia. Ma no, non dovevamo girare là. Io sto già prendendo un autosalvataggio. Comunque, non credo. È morto. E poi subito tu hai impostato Roma. Ma io ancora devo prendere il carico. Io non ho impostato Roma. E io ho impostato niente. Io sto seguendo te, se no sarei andato davanti io. Ok, mo vatta ricordato, dobbiamo caricare. Black Scorpion. Oddio, sto ancora al... Ma questo è proprio bello, Black Scorpion. A Roma Livorno. Tu aspetta, dove carichi? Io qua. ma che sta a dire che sto a fare il volante pure? Sembra quasi ah, quasi... Aspetta, Marmo SPA? Non lo so, ma sembra che sto a fare il drift su Dirt 4. Guarda che roba, quando mi tocca girare il volante. E stanno tutti tornanti? Cioè, sì, due, è bellissimo. Ok, allora è Marmo SPA. È bellissimo, gli alberi, il paesaggio. Il paesaggio non è che c'è tutto sto paesaggio. È parecchio chiuso. In un'ora e 54 però... minuti sto là. Oh, bellissimo. È bellissimo. Qua ci potevamo fare una gara di rally. Che fantastico sto coso qua. Cronoscalata. C'è il volante che fa un sacco di resistenza perché non sto andando proprio piano. E poi vibra anche tutto perché non siamo su strada. Attenzione, 150. Oh, prendo lo qua svincolo. Bisogna girare perché
Si interrompe la strada così bruscamente. Ecco, io sto al punto dove avevamo beccato il casello appena dopo l'uscita. Ah, ok. Ma tranquillo, a 150 all'ora arrivo subito. Qualcuno scrive, non so chi sia. Invio, vai. Accettiamo il carico. Sempre la solita cavolata che cambia il pianale, ma va bene, questo qua blu. Che vuol dire cambia il pianale? Cioè te l'ha cambiato lui da solo come io? No, c'è un'impostazione che si può cambiare. E stavolta c'era quello rosso o quello blu. Vabbè, io gli ho lasciato quello blu. Allora, mi sto a fare la strada rally. È fantastica, eh? No, vabbè, veramente, che spettacolo cosa, quello che ci sta attorno. Non so come... terra coltivata. La prima... come la prima la terra macchina, che vedo erpicata in Eurotrack. Ah, è arrivato anche Black Scorpio nel frattempo. Dove? Lui... nella sala spicca? No, nel... qui... a lasciare il carico. Praticamente si era messo di lato, a pericolo che si faceva male il camion. Si faceva male? Vabbè, sì. Che si distruggeva il camion. Per farmi passare. Lui aveva anche il carico dietro. Mamma che spettacolo sta strada. Veramente è bellissimo. Qua è proprio da screen, no? Fantastico. Ci manchi solo tu. Sono arrivato, tranquillo. Com'è che se levavi gli add con F2 no? Con F1 no? Con F2. Ma lui trasporta anche un carico pesantissimo, perché guarda che razza di rimorchio c'ha. Ok, se fa la screen F11. F10, però non te la fa fare. Se fa F12 parte quella di Steam e funziona. Solo che c'ha un po' meno qualità. Quello è il problema. Guarda, non ce la fa, sta tornando indietro. Eccolo, guarda. Tu lo vedi il carico suo? C'è il DLC? Beh, sto portando un bulldozer. Sì, c'è un carico pesantissimo, non riesce a salire. Quasi quasi mi gli chiedevo, oh, ma vuoi una spinta? Mo glielo chiedo, aspetta. Ma vediamo se ce la fa, ce la fa, guarda, sta andando a velocità. Allora, sì, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Tasti pulsanti, vado in fondo. Sì, ma anche se lo imposti, lui siccome ti dice che stai camminando, non te la fa fare. E quindi come cazzo faccio? Con F12 di Steam. Oppure... a me Steam non è F... ah sì, F12. A meno che fai alt F2 se non sbaglio, una roba di GeForce. Ma proprio un macello mi sa quello. Mo provo io, alt F2, vediamo che dice. Mi apre lo specchietto. Sì, pure a me. Andiamo, va. Ah, ma questo è quello che sta anche su Construction, è quello che serve per fare i buchi. Solo che questo Construction è più piccolo. Di nuovo il rally. E vai. Meno male che me ne sono accorto che ho frenato. Ci facciamo di nuovo tutto il rally. Ah, e tra l'altro c'è pure gli assali che sterzano proprio un botto. Ma non abbastanza per la curva brutta che ho fatto. Perché premo F12 e non... non fa screen? Boh, prendetela con Steam. Ma vedi quanto è proprio bello, è fantastica sta cosa qua. Magari ne starò a fare 70. Ma in realtà sembra non... di stare a fare un viaggio su Spintest. Perché su Spintest stanno sia i camion che i carichi. Veramente. Solo che almeno qua non sprofondi nel fango. Ma tu per mantenerti font su Photoshop come fai? Cioè usa sempre gli stessi, te li ricerchi ogni volta? Sì, oppure ci metti le stelline. Così ci metti... così quelli stanno sempre in alto. A meno che usi un vecchio progetto e allora... tipo magari... io un sacco che non apro Photoshop. Sta il progetto... tipo l'ultima miniatura che ho fatto di Scrap Mechanic. E mi peccato copio tutta la cartella dove dentro ci sta tipo il numero, il logo di Scrap Meccanica, eccetera, eccetera. E quindi automaticamente passo tutto il font, passo tutto uguale. Oh, la prima, il primo terreno erpicato che si vede su Eurotrack Simulator.